Benvenuti e ben ritrovati signore e signori su Radio Freeside, squadra che vince non si cambia. Io, il Michigan Show, alla vince mia... Cosa abbiamo vinto? Bisogna partire così, bisogna far vedere che siamo dei vincenti. Ciao ragazzi. Alla mia sinistra il mio compagno di merenda è Kaiser Farolfi, Edoardo Kaiser Farolfi. Ave. Anche se non si vedono sono sempre onnipresenti, Marco Ungaro ai piatti e uno dei miei personaggi preferiti di Radio Freeside. Siamo in tre. Vabbè, giusto. Te non sei compreso. Io sono peggiore. Il mio prefe, Checco e il professore. E Michigan Show, ragazzi. Grazie, ovviamente. Grazie, ragazzi, ovviamente. Grazie, ragazzi. Quindi partiamo, vai su Marco, sigla. Buongiorno. Buongiorno. Che tu sia in auto, l'ho che mangiata. Tu sia in bagno, di già? O che tu sia addirittura su un altro pianeta. Buonissimo. Benvenuto a Radio Freeside, la radio della libertà. Libertà. Eccoci qua di nuovo in puntata. Mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima prima. E tu che ci stai guardando e che sei su questo canale per la prima volta, clicca la campanellina qua in alto. Scappa finché sei in tempo. O scappa, cioè, finché sei in tempo. No, clicca la campanellina qui in alto, iscriviti, per te è un piccolo gesto e per noi vale tantissimo. Sembriamo una raccolta fondi. Ma siamo una oppure segnala, cioè, la pagina, esatto, sotto. C'è anche l'Iban, c'è in sovraimpressione. Piuttosto lasciaci un euro, esatto. Mamma mia. Magari, ma magari. Bene ragazzi, ben ritrovati al Salotto della Libertà. E come potrete capire, immaginare, oggi parleremo di pasticceria, di torte. Bellissimo. Adesso entreremo nel vivo della puntata. Spendo 6 secondi cronometro al massimo. Parto, no, adesso spelo di più per dire le grandi novità del 2024. Bello, perché bello, tutti bello. Quei miliardi di ascoltatori che ci seguono sanno che noi siamo una radio in continua evoluzione, che ci piace cambiare. È normale. Praticamente ogni due puntate presentiamo delle novità che poi il grosso della gente quasi non se ne accorge. Troveremo una quadra. E quindi cosa succederà? Il nostro beneamato professore, che era un momento talmente istituzionale celebrato dagli ascoltatori. Grazie Checco, grazie, ti voglio bene. Sarà ovviamente sempre con noi in puntata, ma il suo momento dedicato, quindi a lezione dal prof, ragazzi, ragazzi, non dimentichiamo, sarà, certo, una rubrica, certo, a parte, quindi nuovo programma, lezione dal prof. Solo per chi vuole, ha voglia di imparare uno e apprendere. Per le bimbe di Checco, esatto, quindi se è vero che... Cazzo, ma tu l'hai iniziato, cioè, a seguire, che è la nuova pagina, cioè, stare il rapporto fra me e Checco, no. Non ne parliamo. Bando alle ciance, presenta il nostro, esatto, ospite, e Kaiser. Poi dopo anche le interviste, adesso lo vedrete, sì, saranno minimo rivoluzionate, e lo capirete, ci saranno tre momenti distinti, ci divertiremo tanto. Restate il nostro con solito, noi. Poi questo lasceremo dire all'ospite, ma oggi parliamo di pasticceria, parliamo di torte, non solo, e chi meglio del il pasticcere dei VIP, Federico Asta. Ciao a tutti. Benvenuto Fede. Grazie mille. Il pasticcere dei VIP o il boss delle torte? No, il pasticcere dei VIP, basta così, assolutamente. Buona così, basta e avanza come beh, però bello comunque come definizione, a me piace molto il pasticcere, okay, dei VIP. Anche te piace, ti piace? Te mi lo piace, sei? Sì, chi sì, te l'ha data sudata questa? Sul campo, il resto del Carlino la prima volta, quindi. Quindi non è un nome che hai scelto tu. È uscito su un giornale una volta, me lo sono tenuto. Quanto sei stato fiero di quell'appellativo. Fierissimo, ho comprato tutte le copie. Grande, di vendite Carlino, il pasticcere dei VIP. Veramente. Allora veramente. Fede, io partirei con, voglio, sì, farti qualche domanda un po' più classica, sì, all'inizio, poi dopo facciamo un po' più gli asini come piace a noi, però intanto vorrei introdurre il personaggio e la situazione. Quindi se io ti dicessi chi è Federico Asta, me lo sto chiedendo anch'io da tempo, tre parole. E già partiamo con una domanda difficilissima. No, sono solo un ragazzo molto ambizioso che sono partito proprio come ultimo degli ultimi, diciamo, in questo mondo, e pian, sì, piano è un mondo che devi studiare tanto, devi applicarti tanto, far tanti sacrifici e poi ti togli le tue soddisfazioni, ovviamente. Però sono un grande sognatore, basta. È un pasticcere. È un pasticcere. Quindi, prima di tutto, un pasticcere. Sì. Quindi, io ti chiedo che cosa ci vuole per aprire una pasticceria? Ci vuole fame, passione, ci vuole un po' di pazzia
E poi sempre tanta voglia di confrontarsi con col pubblico, nel senso di creare dei prodotti che piacciono a tutti, non quello che piace a me personalmente, ma quello che può piacere alla gente. E poi niente, sempre tanta tanta voglia di crescere, perché è un mondo che non finisce mai. Mondo in continua evoluzione. Sempre. Ecco, mi hai già tolto in realtà una domanda che io volevo farti. Cioè, infatti, volevo capire se tu, studio. Appunto, come hai detto adesso in precedenza, scegli il dolce adeguato al pubblico, oppure magari lavori molto sulla materia prima di dare un prodotto di estrema qualità. L'estrema qualità, soprattutto, quella è importante, però devi fare una cosa che piace al pubblico. Se fai una cosa che piace a te, cucini in casa, te lo mangi e basta. Esatto, giustamente. Ma qual è la cosa che va di più adesso? Le torte, quelle che vanno proprio di più anche come abbinamento, e nocciole e crema chantilly. La gusto, crema chantilly piace sì, quella va, parecchio. Va sì. Tantissimo, poi in base ai periodi possono andare, quando è Natale i panettoni, vanno tantissimo. Sì. Poi possiamo fare delle varianti un po' più fuori dalle regole, mischiare dei gusti un po' particolari, però sono sempre ben apprezzate, quindi... Ma tu spingi più sulle torte che sulle torte, paste, sì, che sì, sui pasticcini. Come possiamo vedere qua in sovraimpressione. Sì, sì. Infatti ringraziamo ovviamente che oggi ci ha portato davvero, la torta grazie davvero. Di Freeside. Aspettiamo a dirlo che magari non è buona. Esatto, non ringrazieremo dubbi, dopo averla o assaggiata. O è finta, potrebbe essere anche finta, attenzione. No, ma dopo dimostreremo come finisce subito, no, secondo me questa. Ma adesso off topic, il pasticcino... Spinge ancora questa sì, domanda tantissimo. Cioè, funziona sì, ancora sì, funziona. Non so, il tuo compleanno compro, porto le paste e la torta, quelli sono sempre gli intramontabili, vanno ancora sempre, quindi, tantissimo. Ragazzi, compleanno, laurea, festa, torte, pasticcini immancabili, ci poi vogliono, non sbagli mai con quello, il più classico invece per i più grandi, il biscotto, la crostata, sono cose più retro, diciamo. E quindi adesso noi che vorremmo aprire la nostra pasticceria, soprattutto no. Miki che me ne parlava prima, che c'ha questo progetto. Non parlare davanti alla concorrenza. A questo punto ti chiedo, qual è il segreto per la pasticceria di successo? Capito? Il segreto. Oddio. Si può dire pubblicamente, no, poi lo faranno ovviamente tutti i pasticceri no, che ci vabbè, stanno ascoltando. Usare materie prime di grande qualità e poi rispettare gli ingredienti, appunto, senza scorciatoie, senza... rivisitazioni. Quindi tu hai delle rivisitazioni, fare le cose no, fatte per classico bene. Sempre, però si va a migliorare magari la materia prima che forma quel classico. Certo. Però stravolgere dei prodotti storici sarebbe poi un la storia non brutto. Si tocca. Non no, si tocca. Vero, ma vero, che la, ma, scusa, ma la vita del pasticcere, è il pasticcere terribile, lavora la di notte, sveglia alle 2 di notte e arrivo a casa alle 9 di sera, è terribile. No, per me se non ti piace è terribile, ma se dormi ti piace anche ogni tanto. No, ma che? Come fai? Quindi no, il pasticcere ragazzi, deve, no, vabbè, adesso deve fare uso di farine. Parliamone seriamente. Per me deve essere magnifica. Cioè, dal momento che alle 2 di notte non c'è nessuno, non c'è nessuno che nessuno ti rompe, fai quello che ti pare. Esatto. Ma vuoi essere sempre in giro, traffico? No, poi la cosa bella che non ti dà stanchezza, com'è che io entro col buio ed esco col buio, quindi non capisco cosa succede. È sempre buio. Beh, dormire ogni tanto non è male. Chiamiamolo jet lag del pasticcere. Sì, sì, questo. Beh, possiamo dire, tra l'altro, Miki ha dei parenti nel mondo della pasticceria. Sì, gliel'ho spoilerato appunto fuori onda. E mi dicevi sì, che ti piace appunto il dolce. No, esatto. Con me ha avuto l'effetto opposto. Bombardato di dolci e quindi io preferisco il salato. Per me è così. Io ho sempre apprezzato il fatto che tu portassi articoli. Sì, siete sì, amici per quello, mi sì, dicevi. Così, esatto, sempre scroccato. Ma lui non ha imparato un cazzo, purtroppo. No, zero, quindi... assolutamente. Io sono fortissimo nei primi. A chiacchierare. Io mi chiamo... Quello numero uno. Io mi chiamo Michigan e c'è il famoso piatto radicchio e specca alla primi. Michigan. Quindi sì, vabbè, sono fortissimo. Nei primi fortissimo. Geniti. Allora, prima io adesso ovviamente vorrò approfondire il fatto del pasticcere dei VIP. Sì. Prima però ti voglio chiedere se c'hai tu da raccontarci un episodio, un qualcosa della pasticceria, della tua pasticceria, o qualcosa di... Noi ci piace il divertente, l'ignorante, un... Sì. Non lo so, un cliente che ha fatto qualcosa di particolare, una richiesta particolare. Oddio, no, sono tante cose che però, come ti dicevo prima, non si possono dire. A parte quello che non si può dire, no, che va bene, vogliamo... questo lo diciamo fuori onda, a noi piace. No, però, oddio, non saprei. Magari un cliente che è entrato e ti ha chiesto 200 panettoni, non lo so, no, qualcosa di strano. Oppure la consegna in Austria, ti è partita la consegna per l'Austria, noi sì, e invece no. Oppure è entrata una bella donna e ti ha detto...
cospargimi di crema chantilly. No, mai successo. Non ancora. Ci speri tuttora. Scusami, amiche, a questo punto mi servi. Dimmi. Una delle mie domande più classiche. La faccio io. Io ho sempre fatto. Posso farla? Vai, prof, come Salotto della Libertà, a tutti gli ospiti facciamo questa domanda. Questa domanda è la seguente. Hai mai fatto sesso grazie al tuo lavoro? con mia moglie. L'hai presa per la gola, così diciamo. La risposta è sì, quindi. Aprite una pasticceria. Cioè, cake molto... E vi sposerete. Cake è molto istituzionale, però la domanda era appunto magari con le torte, le paste. Se tu lavori. Se non ero sposato, sì, però non posso. Ah, perché da quando hai aperto la pasticceria eri già sposato. No, però ragazzi, tu puoi dire che da pasticcere la colazione è sempre a letto. Bravissimo. Se la porti sempre tu, almeno quello. Ma lui non c'è, perché è sempre là. Io faccio sempre colazione al bar tutte le mattine. Il tuo, però. Il mio, però. Allora, Checco, ti sei sbilanciato in questa puntata. Ti ho visto veramente strano. Era la domanda sul sesso. Era la domanda sul sesso. È quella del Kaiser. Questa è la mia domanda. La volevo fare da sempre. Checco l'ha loopato. Oggi creata da me. Si è realizzato. Prosegui. Dobbiamo entrare, ovviamente, nel pasticcere dei VIP. Sì. La domanda che ti farei se ci incontrassimo per strada sarebbe: ma dove cazzo li trovi questi VIP? La domanda che ti faccio in radio è: come vieni in contatto con questi VIP? No, è nato tutto in modo molto graduale, nel senso, la prima consegna a una persona famosa è stata Emanuele Giaccherini del Bologna. No, grandissimo, dalla Juve venne al Bologna, quindi sì. Famoso, poi grazie a un amico. Ma com'è stata quella consegna lì? Com'è? Volevano una torta in Bologna per Giaccherini, quindi consegna, foto, così. E ti contattò il Bologna Football Club, un proprio dirigente del Bologna. Okay. Ma è possibile arrivare con una torta per Giaccherini, sì? Dici quasi casualmente, però. No, però lì, come tu primo. Pensavo, a parte quello. No, pensavo, tieni la torta, te la gestisci tu. Invece me l'hanno fatta consegnare a me. Mi ha fatto una foto, così. È piaciuta, c'erano già social. E poi è capitato la stessa settimana che un amico gestiva una discoteca, aveva come ospite Jenny Savastano di Gomorra. No, clamoroso. Anche e allora mi ha detto: ah, c'è questo ospite qua, cosa facciamo? Poi faccio una torta. Lui fa: ma non si fa in discoteca, non si fa. Si fa, si appunto fa. Che non si fa, si fa. Si fa, si giusto, fa. Giusto. Quindi mi ha dato fiducia, mi ha fatto sta cosa. Quindi il casting poi di Sky, chi gestiva il personaggio, dopo gli è piaciuta la cosa perché giravano. Comunque l'accoglienza era magari champagne. Sì. Donne, che non dovrei dirlo, e cose così, sai, arrivano a torto. Un momento di condivisione, una cosa bella. Che magari chi lavora nel locale o l'ospite possono interagire. Figo. Beh, la torta poi ci sta sempre, onestamente. Quindi una cosa inedita è piaciuta. Quindi, tramite poi il director di Sky, abbiamo girato delle cose con loro. E poi dagli ospiti serie TV, dopo abbiamo ripreso calciatori. Dalla disco, quindi da lì c'era l'equipe Sky, che gli è piaciuto il momento e ti ha chiamato. Avevano già degli altri eventi in gestione. Allora mi hanno detto: vuoi venire locale qua? No, in altri locali, anche in altre città. Mi hanno detto: saresti disponibile? Certo. Ma da lì è diventato però istituzionale. Però pensavo fosse una roba, ok, finisce qua, ti rifaccio un'altra torta e finisce qua. E invece, ogni torta era un altro ordine. E invece è stata la tua fortuna, poi, diciamo. Sì, poi un locale voleva replicare quello del locale concorrente. Sì. Allora vai di qua, vai di là, sono andati in tutti i locali. Beh, figo però. Poi adesso infatti farò una carrellata dei VIP che ho visto, abbiamo controllato, ce ne sono abbastanza. Che ovviamente vedranno la puntata. Tutti, li saluto. ho visto, cioè, poi so anche, perché tra l'altro ringraziamo, perché anche noi come Freeside ci hai portato più volte torte o paste. C'ho anche la foto con Thomas. Vorrei. Tra l'altro noi siamo la radio delle Marchette, quindi anche Thomas è famosissimo, il più bello di Bologna. Sponsorizziamo. Sponsorizziamo la pasticceria di Fede per andare a trovarlo e per le torte e non solo. E è diventato istituzionale proprio il momento della tua consegna, no? Che fai, non so se ci vuoi, cioè, c'è un'idea dietro. No, è molto assolutamente. Easy. Addirittura il profilo Instagram lo aprì con Sfere Basta, che non era ancora così famosa a Modena. Tu e lui insieme abbiamo detto: lui mi ha detto, profilo. C'hai il profilo Instagram? Ho detto: no, fallo. Come fallo? L'abbiamo fatto così al volo, ma ha taggato, boom, tipo 3000 via. Subito, così una foto. Ah, beh, vabbè. E non era ancora così famoso, cioè, quindi. Quindi, perché Instagram è nato dalla sua idea, diciamo. Adesso con i social. Quindi grazie a Giaccherini e a Sfere Basta, Sky e Sfere Basta. Esatto. Il momento istituzionale è l'arrivo, tu che la consegni. Sì, e poi sì, c'è appunto la foto, c'è video mentre arriviamo, mentre prepariamo. Non è male. Infatti adesso io ripercorro. È una cosa più che altro particolare, che poi mi rendo conto
quando poi stacco un attimo dal lavoro, che non lo fa nessuno, nel senso, se io trovo dei miei colleghi, nessuno sì, l'ha sì, mai fatto. Vero, assolutamente. O può essere capitato che un pasticcere lavora con un cantante o con due cantanti. Qua invece tra musica, sport, no, è vero, cinema, una roba assolutamente originale, devo dire effettivamente figa. Tra l'altro, nonché tu comunque conosci tutti questi personaggi, certo. Magari qualcuno sarà un po' di fretta, altri si faranno i cazzi loro, però no, conosco bene. Qualcuno, esatto, l'avrei sì, conosciuto. Sì, no. Ma c'hai un ingresso trionfale oppure dipende, c'è chi mi fuochi d'artificio. Arrivi in paracadute con la torta in bilico? No, però devo dire un aneddoto contro di me. Quando abbiamo consegnato a Venditti, sempre a un evento di Modena, ordine fatto dal manager, mi ha detto due torte perché ritorniamo a Modena, facciamo la sorpresa ad Antonello, arrivi con la torta così. Quindi arrivo con mia moglie, arriviamo torte, una trionfale grandissima, una con la sua foto del vecchio Venditti concerto dentro, così. Usciva. Insomma, andiamo a camerino così, e lui fa: "No, ti sei sbagliato, non è per me". Ma come? Venditti? Venditti, ma c'è come? La tua foto, me l'ha detto il tuo manager. Solo che non c'era, doveva essere una sorpresa fatta male, nel senso, sono talmente sorpreso che ha detto "Quella la voglio". Che cazzo è? Però poi abbiamo chiarito la cosa e poi abbiamo lavorato insieme sia a Bologna che a Ferrara altre volte con Venditti, quindi. Però bene. Lui era partita male perché non lo sapeva. Ma chi cazzo è sto qua? Ma come? Ma poi appunto si è trovata la torta altissima. Ma detto, ma come? Quindi quelle nuziali era proprio la torta nuziale. Mica mi sposa, Sei sbagliato. C'ho anche tua sposa. C'ho anche la donna. Non è il problema. Io scorro al volo un po' di gente che ho trovato, che cui tu hai consigliato la torta, e ti chiederei, fra questi e non solo, chi è il personaggio che ti ha colpito. Io ho visto che c'hai calciatori, fra cui non solo del Bologna, come magari Orsolini o Zizzo Zirze, che in questo momento sono è in hype, anche un Beppe Signori, o anche gente come Del Piero, Milito, certo. Insomma, non solo Bolo, tanti cantanti, fra cui Lazza, Fred De Palma, i Pinguini Tattici, Gue Pequeno, Bob Sinclair, Fabri Fibra, J Balvin a San Siro, siamo andati a Milano per J Balvin. Bellissimo, bellissimo. Figo. Tanto altro, fra cui anche Boldi, Giacobazzi, Carlo Conti, Gino Fabri, Checco Zalone, Malena la Pugliese, come Michi che ci la tiene conosci? Molto. Sponsor? No, sponsor mai, caro Zello. E quindi, cioè, la lista è lunghissima. Ti volevo chiedere, di questi personaggi qua, chi è uno di quelli che ti ha colpito? Di più, che mi sono poi anche più affezionato, è Sfera Ebbasta, perché siamo il primo incontro che abbiamo fatto, lui era all'inizio e io era all'inizio. La volta dopo che ci siamo visti, lui si stava pian piano affermando nel suo mondo, io nel mio, e abbiamo avuto una crescita, diciamo, a livelli diversi, però comunque ogni volta ci vedevamo tu sei diventato dopo. Molto famoso, lui no, lui ci sta arrivando. No, però abbiamo fatto un percorso, prima volta ci siamo visti eravamo davvero, non ti dico due disperati, ma eravamo due all'inizio con un sogno. E ad oggi penso che io il mio sogno l'ho realizzato, lui direi molto lui. Molto più di ogni aspettativa, quindi. E siete rimasti amici, quindi amici un parolone, però ci sentiamoci, sì. E quindi l'ho visto, diciamo, da zero, così con me si è sempre comportato alla stessa maniera. Non è da tutti, corretto, esatto, c'è che chi non fa sia successo cambiato, invece che non, magari non durante. S'atteggia oppure magari dice non parli con me, parli col manager, esatto. Sì, tipo Michi adesso quando lo incontro parla col manager, mi saluta quando lo incontro, proprio si parla col manager. No, però Sfera a livello di umiltà, di roba, di opportunità anche che mi ha dato, secondo me è un ragazzo numero uno, proprio, è rimasto umile, fa i numeri più alti di tutti, ma è rimasto, ma il più simpatico, il più divertente che hai incontrato. Boldi simpaticissimo, però, forza De Sica ingestibile, Checco Zalone numero uno. Però sì, anche Balotelli un grande, quindi grande Mario, salutiamo Mario. Salutiamo tutti, salutiamo. E le consegne invece a personaggi tipo Malena la Pugliese o Valentina Malena Nappi. Trovavo sempre lui che era la situazione, era tipo quello nelle interviste. Ciao dietro la mamma. No, lì è un altro contesto. Un altro, diciamo, contesto, seguito sempre da mia moglie. Infatti, salutiamo ovviamente. E niente, no? Non si dice mai di no, quindi qualsiasi evento, qualsiasi no, ospite, beh, certo. Qualsiasi orario, qualsiasi città, noi diciamo sempre sì. Ma quindi tendenzialmente il VIP, passiamo il termine, è, cioè, disponibile, ci fai sì, anche una chiacchierata? Sì, sì, non assolutamente. È a meno che io non arrivo in ritardo, è capitato che arrivassi tardi io. Quindi se dovevo consegnare magari prima dell'evento, l'evento invece partiva,
dovevo aspettare che finisse il suo evento. Si incazzano anche. No, però magari sono meno cordiali. Però se rispetto alla scaletta. Si tirano. Vabbè, ma qualcuno ti ha mai tirato una torta? No, no. Steve Aoki? No, cioè, era no, lui quello che tirava le torte. No, infatti appena mi chiama. Fammene 50 che 49 le tiro e una la tengo. La mangiamo. Che lui tira le torte. Ti è mai capitato invece che ci sia stato appunto il VIP che magari, come dicevi tu, quel VIP un po' che se la tira, si atteggia e che magari ti abbia anche fatto una recensione negativa sulla torta, non no, è come la volevo. No, per fortuna no, magari almeno davanti a me no, poi magari mi hanno tirato dietro le freccette sulle mie foto, non so. No, però a parte la cosa di Venditti che mi è rimasta, anche perché ci sono rimasto male, nel senso, sì? Io dicevo va bene, non ascolto Venditti, però un'istituzione nel mondo della musica, vai fino a Modena. Tu già stavi pensando di uscire dalla torta. Io già ho detto numero grande. Esco io dalla torta. Mi fingo un suo fan, me l'ho studiato la sua vita. Detto, sì. Sei arrivato cantando. Invece c'è rimasto male lui a vedermi. Detto, oddio. Volevo dire, già non ti ascolto. Poi se mi fai così. Oh, coglione. Cioè, guarda che ci sei. Va bene, Michi, non so se tu hai qualche domanda specifica, se no entriamo nel momento. Cioè, io ho una bella domanda. Vai, che un po' più terra terra, ci allontaniamo un po' dal mondo dei VIP. Volevo sapere più o meno quanta gente lavora in pasticceria. Cioè, da me? Sì. Da me siamo in 14. Abbiamo iniziato l'anno scorso, che ho preso l'azienda, eravamo in 5. Quindi 24 ore su 24 praticamente. E poi adesso siamo in 14, squadra straordinaria, fatta da persone davvero forti. Poi io esco da una situazione che è morto mio papà a luglio. Io ho lavorato 18 anni al suo fianco, quindi per me è stata una perdita forte, forte, forte. Il tuo mentore. E mi hanno proprio aiutato, nel senso, vissuto male quel momento e se non avevo persone così forti di fianco non... Quindi uno staff devastante, unito, la mia importante famiglia. Ma non lavorano tutti come te 20 ore al giorno? Anche cioè di più. Cioè, c'è un sindacato. Sono il capo e faccio meno. Anche il sindacato lo assunto nel sindacato. No, il capo lavora in verità, 20 ore anche lui. Il capo in verità fa di più. Sì, no, però sono tutti forti e poi momenti di picco, che sia a Natale, che siano momenti di grande lavoro, ci sono sempre stati tutti. Mi hanno fatto delle notti a mangiare le pizze ordinate da Just Eat all'ultimo. Sì. E quindi... lo facciamo un complimento alla telecamera. Assolutamente. Alla super staff. Lo staff salutiamo è lo la staff mia vita. La salutiamo mia famiglia, lo staff. E senza loro non ci sarebbe nulla. Quindi... Complimenti. Come io sono magari il frontman, ma dietro c'è una squadra che è il mio motore, tutta la mia benzina. Quindi... Bello. Cioè, senza loro, belle veramente. Belle parole. Sarebbe bello che le dicessi anche quelli di Radio Freeside. Ma noi invece ci trattiamo a pesci in faccia. Tra di noi, esatto. Anzi, appena c'è uno che e c'è per fortuna. Da noi è il contrario. Sono due frontman e mezzo, cioè, e uno solo che lavora, cioè, che è Marco, che è Marco Ungaro che monta, esatto. Grazie, adesso, Marco. Beh, prima di entrare nel momento più ignorante, nel momento ah, non era questo quello ignorante, no, pensa a te. Mi è sorta questa domanda, in effetti, che è: quanto si mangia avendo una pasticceria? Allora, quanti io dolci non ero grande amante di tutta questa cosa. Allora, fuori la panza subito. No, che controlliamo. C'ho l'addominale scolpito. Ah, beh, in forma per avere una pasticceria. No, però c'è stato il momento in cui io facevo dei corsi da Gino Fabbri. Lui parlando mi ha detto: ma assaggi Magna le cose. Io ho detto no, perché se no poi mi devo allenare, devo fare, facevo il pugile, facevo un po' di roba. Però è la base. E lui mi ha detto no, ogni cosa va assaggiata. Da lì sono diventato 110 kg. L'ho preso da troppo lì. Ho mangiata, non assaggiata. E allora sì, avevo perso un attimo il controllo, perché mangiavo tutto quello che usciva dal forno. Però sì, tendenzialmente se noi troviamo una ricetta, come è capitato adesso, abbiamo ridisegnato, diciamo, un po' di situazioni, costruzioni di lavoro, e scegli, trovi una ricetta giusta, le provate, la provi, poi non devi più. Ma non c'è qualcosa che ti piace a te personalmente di cui ne mangi nocciole, la scariolate lì, quella che ti dicevo prima, nocciole appagonate, proprio cioè, trovato la ricetta giusta su di me, io la tutti idee, quindi io mi è venuta in mente un'altra domanda. Hai una tua torta, oppure proprio il tuo pezzo forte, che è il cavallo di battaglia della tua pasticceria, che tu dici quello è il mio prodotto, no, di punta? Se è un cavallo forte così vuol dire che non... Cioè, devi saper far tutto, come se un calciatore dici si fa solo il tiro. Solo o tira a giro. Devi avere il controllo, il passaggio, il tiro, avere tutto. Devi penso essere completo. Ha detto in un modo garbato, che è una domanda del capo. Bravissimo. Ok, ragazzi, scusami. Puoi uscire. Abbandono qua. Va bene, quindi è finito il primo momento istituzionale, anche se non sembrava. Quindi adesso, Marco, accompagnati da finalmente un jingle, entriamo nel momento delle domande scomode. Però Edo balla durante il jingle.
faccio vedere il movimento. Vai, vai, di bacino. E allora, signori e signori, sulle mani! Questa non, non l'avevamo preparata. Questa, esatto, tutto improvvisato. Ragazzi, brava, tra l'altro. Cioè. Allora, abbiamo due o tre domande più ignoranti. Una l'ha già fatta Checco, ovviamente, che è sempre quella, che è quanto si... Okay. Grazie al tuo lavoro. E okay, l'abbiamo già e fatta. E mi sono salvato. Vai. E partiamo a... Vabbè, vai, cosa faresti... prima domanda scomoda. Che cosa faresti se vincessi 10 milioni al Super Enalotto? Oddio. Oh, che ne so. Spiazzato. Spiazzatissimo. Allora, te la semplifico io. Cioè, resteresti nell'ambito tuo lavorativo? Assolutamente. O manderesti a fancuore tutto? No, resterei qua in maniera più grande, più... Cioè, con 10 milioni potresti anche non lavorare. No, più, mi piace, mi piace. Apre una catena. È la mia passione proprio, quindi... Quindi... Non lo sento neanche un lavoro, per assurdo, anche perché per lavorare così tanto, se la senti come una costrizione... Non diventa pesante, certo. E quindi mi sono subito innamorato di sto lavoro e non è mai stato... Ecco, per me tu hai vinto nella tua vita, perché se hai fatto del tuo lavoro la tua passione, vuol dire questo che lo dice come, tutti, ha detto lui, come ha detto lui, non lavorerai mai un giorno della tua vita. È e vero, questa secondo concordo. Me è una grande non vittoria. Non è nuova questa, Vicky. Non l'ha inventata anche lui ha letto un libro una volta. No, Edo ce l'ha tatuato se le qua sotto. Ah, se l'ha scritto. Me l'ero scritto qua. Quindi la morale è preferiresti non vincere 10 milioni vincere, così tanto perché per non sapresti cosa farti. Non saprei cosa farmene, bravissimo. Un bel bonus allo staff, se no. Anche? E vi compro uno studio più grande. Seconda domanda. Andiamo in America. Ecco, non sarebbe male. Sì. Se potessi scegliere una persona in tutto il mondo, quindi sì, 7 miliardi di persone, con cui uscire a cena, sì, chi e sceglieresti? Che, e che dolce gli serviresti? E perché proprio me? No. Perché proprio che? Chi sceglie? È un po' più piacevole. Oddio, fai delle domande scomode, schiavano domande scomode. Sto pensando, se dico una donna e tua moglie come beh, la cena. Cena. Non lo so. Il mio idolo sportivo, Mike Tyson. Solo che non parlo inglese, quindi che gli dico? Dai la torta. Ti dà un destro e finisce lì la cena. Mi fai una bella torta a forma di orecchio che lui la danna, no? Quella. Sta torta. E terza domanda, se potessi avere un superpotere, quale superpotere? Io questa volevo riadattare alla pasticceria, un superpotere pasticcioso. No, vorrei avere dei giorni più lunghi e basta, avere più ore durante il giorno. Quindi, per poter lavorare così tanto, ma poi godermi anche un po' la vita. Cioè, lavorare fino a 100 ore al giorno. Lavorare stesse ore e avere del tempo più. La stanza dello spirito e del tempo. Quindi non c'è un super potere della pasticceria. No, magari sparare crema. Crema chantilly e nocciola. Nessuno. È l'ultima. Qual era, Michi? Vediamo se te la ricordi tu. Succi, no, mi fai un domandone. Anch'io non ho studiato. Beh, questa era scomoda. Era la scomoda. Cosa avresti fatto se non avessi fatto il pasticcere? Il bandito, probabilmente. No. Ottimo. Vabbè, che devo lavorare di notte. Cosa faccio di notte? Invece già eri pronto. Questa anche Michi avrebbe risposto. Sì, così. Sì, è l'unica. Collega. È l'unica. Lui però purtroppo non ha aperto la pasticceria. No, ho un lavoraccio. Va bene, io forse in realtà ho finito le domande scomode. Me ne era venuta in mente un'altra, ma me la sono persa nel frattempo, che era legata. Ah no, ho pensato, visto che Michi ha tirato fuori, al boss, sì, delle torte. Sì. E... Cioè, lui è italiano, tra le altre che cose. Che cosa ne pensi? Domanda seria. Io ho letto, io per assurdo mi sono sempre dedicato appunto allo studio in questa materia qua, quindi quando ho visto la prima volta questo in TV ho detto ok, vediamo chi è, letto i libri, la storia, sì, ho letto tutto, bravo, grandissimo. E poi vabbè, fa un tipo di lavoro diverso, lui fa tipo le torte a piani così, però metti i tubi con le giganti, sì, delle robe strane. Sai che usa la pasta di riso, come si chiama? Sì, cosa usa lui? Pasta di zucchero. Esatto. Però magari costruisce un personaggio, non so, in 3D di uno sportivo, per fare la struttura usa i tubi dell'idraulico. Ci sti cazzi. Io penso nel mio settore, se io ti propongo una torta con dei tubi dentro non me la compri. Quindi cosa me ne faccio? Cioè fa torte costose. Sì, ma poi penso che non siano utili. Nel senso, come te la tagli una torta con uno? Beh, pure estetica. Io prendo il braccio. No? E sarà pure estetica. Pure estetica. Quindi non mi sono poi appassionato nel far quel tipo di torte. Nello staff c'è, cioè, la campionessa europea di cake design. Ah, cazzo, grande. Quindi, bello. Figa sta cosa. Quindi ho pensato, mi piace quella roba lì, non ho le capacità forse per farle, e quindi nel mio staff ho voluto questa ragazza che ha tanta roba
E quindi ma ti piacerebbe a te fare una roba del genere? Così? O un programma in TV? Perché... Sì, me l'hanno proposto, però non te lo posso dire. No, davvero? Sì. Anteprima, solo su Radio Freeside. Diamo questo spoiler. No, sì, dovremmo fare delle puntate, 4 puntate su una TV. No, grande, e che seguono sia la parte produttiva che la parte poi della consegna, che la parte più scenica, diciamo. Certo. Quando si va da personaggi famosi o anche non famosi, comunque. Quindi adesso io ormai che me l'hai detto ti faccio le domande e poi vedi tu se puoi rispondermi. Sarà di questo genere, cioè torta ai VIP? Torta ai VIP, ma anche no, nel senso dipende in quando scegliamo il periodo di registrazione, se c'è qualche evento bene, se non c'è loro vogliono registrare lo stesso. Va bene. A livello di seguito sarebbe più utile se c'è in quel momento quello famoso. Certo, immagino. Però sì, sono interessati più a fare delle processo. Quindi sta dicendo che è probabile che ci porterà una torta anche a noi. Bravissimo. Le prime riprese sono state qua fuori, che ci ha portato la essendo torta, che siamo molto famosi. Ci sarà nel trailer. Bene, quindi ragazzi, abbiamo spoilerato che ci sarà piccolo un programma spoiler, in TV. Sì. Seguitelo, ovviamente, andatelo a vedere, non possiamo dire però dove, su quale TV, quindi scopritelo. Bravissimo. Succederà. Niente, Vicky, se tu non hai domande scomode, io arrivo già all'ultimo momento. Sì, puoi procedere. Marco, jingle per arrivare all'ultimo momento, che è il momento interattivo. E alziamo le mani al cielo, signore e signori. Bello Marco, bello. Bello, bello, visto che la volevo la musica. Mi piace molto. Cercata, sì. Allora, l'ultimo momento dell'interview interattivo comprenderà una parte sulla torta, dove vedremo se veramente l'hai fatta tu o sai di che cosa stiamo parlando. Sì. O se ci hai fregato fino ad ora. E poi questo è un bel momento. Ho trovato online, tiro fuori il telefono perché sono una capra e non me ne intendo, ma ho trovato online questo. Si chiama il quiz per il bravo pasticcere. Okay. Sono 10 domande. Bocciato. Sono sempre stato bocciato. E qua stai attentissimo perché devo dire, sono abbastanza facili. Sono bravo in pratica. No, non in sono abbastanza facili, però dice che il top pasticcere deve fare 10 su 10, ok? Io non sono contando che Checco ha fatto tipo 2 su 10. No, non è vero. Ho fatto 7, 8, una roba del genere. Ti assumo. Io ho fatto 9,9 su 10. Puoi usarla a un colloquio, in effetti. Va bene, partiamo. Allora, la frutta che si utilizza nella torta, la foresta nera. Puoi prenotarti battendo Amarena. La mano. Amarena, vedi, addirittura via. Ancora meglio. Ho vinto? Buono. Grazie. E questa è un sì. La città della torta Sacher. Vienna. Buono. Bravo. Frutta secca utilizzata per l'amaretto. Mandorla. Buono. Aroma utilizzato per l'apple pie. La sa. Non la sa. No! La sa. La dico fermi, io. Fermi. C'è un po' di tempo per pensarci. La sa. C'è un po' di tempo. Apple pie, torta di mele, aroma. Quello che... Provala, per vedere se ti salvi. Più che un aroma è una spezia. Aroma di Roma. No, sparala. La dirà Checco. La cannella. Bravo, okay, Checco. Non la faccio. Cioè. La città dei baci di Dama. Perugia, questa è Tortona. Questa era difficile. La crema della Bavarese, non lo so. Crema inglese, ragazzi. Qua forse no, esatto, più che altro da cosa è composta la crema inglese? Non sappiamo. Idea. Faccio una ricerca al volo. Chiediamo a Fede. Non faccio sta roba. No, crema inglese. Non puoi guardare le risposte. Stai guardando le foto di donne nude. Esatto. Cioè, di un gran pornato. Non sta leggendo. Cos'è quell'abbonamento premium su Pornhub? Il vino per accompagnare i cantucci. Non lo so. Vin Santo. Il liquore per preparare i candelè. Dimmi cosa sono i candelè. Adesso ti metti in difficoltà dimmi cosa sono i candelè. Me sono tipo dei babà. Tipo no, dimmi cosa sono e ti rispondo. È la mia supposizione. Candelè, quelli che accendi sopra la torta. Io non li avevo mai visti. Ecco, già non l'hai mai visto. Ci sono dei cannelloni dolci, Ma fate le prime domande facili, così poi mi ha fatto cose impossibili. Qua il rum, il formaggio per la pastiera napoletana. Questo facile? Non lo so. Cazzo, ricotta. Qua siamo... Ragazzi, non andate a prendere... Cioè, no, l'hai detto il rum? No, il formaggio per la pastiera napoletana. Ah, non ho capito la domanda. Scusi. L'ultima è il cioccolato utilizzato nei gianduiotti. Ah, non faccio cioccolato. Ci può stare. Niente, ragazzi. Che domande sono? Domani Checco aprirà una pasticceria.
Va bene, ringraziamo Fede, allora, per questa ottima performance. Questi tagli tagliamo. E arriviamo al grande momento finale del taglio della torta, ragazzi. Miki, sei la valletta. No, allora, io posso anche fare la valletta. Faccio una proposta io. Facciamolo fare a Marco. La tiriamo in faccia a qualcuno. Io il taglio a Marco. Sì, io, esatto, vai Marco, una delle sigla. Uno dei miei desideri è staccati dalla regia qua e vai a tagliare la torta. Attenzione, un momento, dobbiamo tenere... È l'esordio in TV? È l'esordio. La valletta allora, porta aspetta, però Edo, lo dicevamo anche prima... Adesso che non abbiamo la regia siamo persi. Siamo in alto mare. Cioè, non so più cosa fare. Non ti preoccupare, improvviso. Un taglio. No, Edo, vai un taglio. Secondo, questa qua, che occasione era? La torta... Dell'anniversario, del due versario, come si dice? Due anni di Freeside. Nozze d'argento. Due anni di Radio Freeside, Esatto. Due anni? Vai, facciamo l'occasione. Secondo e ultimo anni, fino arriveremo fino a 1000 anni. Okay, sì, finché l'obiettivo teniamo botta, è questo. Quindi puoi già preparare 1000 torri. Quindi facciamola tagliare all'unico che in 2 anni ha veramente lavorato. Ha lavorato. Ringraziamo Marco, ringraziamo Fede per la torta, ovviamente. C'è il taglio e poi ci sarà l'analisi. Non abbiamo piatti e posate. Non abbiamo piatti. C'è solo il taglio. Come va il taglio? Va bene? Perfetto. Taglio perfetto. Grande. Andiamo? Sposto? Ci vuole una tecnica particolare, Fede, per l'Italia. No, chiediamo. Io la mia. Vai, la prima io fetta, poi basta. Siamo. Prima fetta. E voilà. C'è una bella fetta. Generosa. Questa umile. Esatto. C'è l'analisi adesso. Io c'è l'analisi della continuo torta. Continuo io, Marco, che tu sei un attenzione. Pochettino in bilico. Che la regia è ancora da sola. Attenzione. Ti metto un pochettino in difficoltà. Ti metto un pochettino in difficoltà. Vediamo se l'ha tagliata bene. Quindi questa qua, raccontaci un pochino da cosa è fatta, da come allora, è formata. Allora, c'è una base di pan di Spagna, poi farcitura crema chantilly, gocce di cioccolato, un altro strato di pan di Spagna e poi di nuovo crema chantilly. La torta la foto dei campioni. Bravissimo. Dei VIP, siamo noi in questo caso. Comunque, guarda, veramente è stato un dispiacere doverla tagliare perché ma era, la puoi riattaccare e me la porto via. Che c'è un'altra perché radio, cambio la foto. Esatto. Ma io sul finale voglio chiedere la tecnica per fare lo stampo personalizzato. È una stampante che lavora proprio in zucchero, quindi è come se tu lavori a computer e stampi in un computer, però lavora tutto in zucchero, anziché un inchiostro. Quindi lo zucchero è sempre lo stesso? Viene stampato su un foglio in pasta di zucchero, quindi che è sempre da lo vedere stesso. Ti sembra un foglio normale. Ok. E l'inchiostro, appunto, anziché inchiostro di stampante, è tutto zucchero. Perfetto. Quindi le cartucce sono fatte di zucchero colorato. Quindi non provate a farlo a casa. Non provate, date fuoco a qualcosa, uccidete figli e parenti. A meno che non abbiate una stampante. Quindi già avete capito metti che la parte superiore è tutta mia. Perché Michi aveva ha una stampante, prima ha messo una torta. E mordeva, ha detto no! Non funzionava. Non va. Degli anni 70 con la stampante lì. Ho visto gente assaggiare il liquido delle cartucce alimentari. Perché sì. Zucchero assaggiava. Com'è? No, ma non lo so. Tu non l'hai mai ma sentito. Non ho più parlato a sti soggetti. Ma dai. Edo, dopo questa io lo farei subito. Ce l'arrivo a... Che poi io sapevo che era zucchero, ma uno che passava cioè, ma cosa fa? Beve le cartucce. Quindi... Buona questo stampante. Va bene, ragazzi. Siamo arrivati alla conclusione. Siamo in chiusura. Adesso, ovviamente, mangeremo la torta. Oh. Ma questo non possiamo farvelo vedere perché poi, se stiamo male, ci sarà un video delle conseguenze della torta. Real time, after e before. No, adesso la mangeremo, quindi noi ci rilasseremo. In ogni caso ti ringraziamo veramente tantissimo per questa intervista. Grazie a voi per l'invito. Ed è stata davvero molto interessante. Radio Freeside, ti auguro assolutamente il meglio di poter. Prossima veramente... volta le domande le controllo prima, perché ha fatto il furbo. Sono sorpresa. Stavo ancora pensando al Vin Santo. Adesso ti vedo a te a casa che vai a studiare. Sì, studio. Compro 3 libri stanotte. Ti lasciare tempo per prepararti. Domani chiuso per lettura. Esatto. Vin Santo. Va bene, non so se vuoi salutare qualcuno. Voglio salutare mia moglie e i miei figli. Comunque, io sapevo solo quella. No, saluto mia moglie, i miei figli e il mio staff, appunto, che è la mia famiglia. E poi niente. Tutto questo è dedicato sempre a mio padre, che appunto non c'è più, ma è il mio motore, la mia benzina, il mio mentore. Quindi tutto quello che è stato e che sarà sempre per lui. Quindi.
Grazie a papà. E spero che tu a questo punto potrai tramandare la passione ai tuoi speriamo figli. Speriamo, perché li farò entrare come se fosse un gioco, come hanno fatto con me. Sì. Poi gli allacciano anche quella è la tecnica. Con calma, poi lo stringi. Poi gli dici che devi stare lì perché i tuoi amici hanno la febbre, devi lavorare, e poi non esci più. Esatto. Firmi un contrattino e sei. E finalmente come potrai andare così, forse in pensione. Come hanno fatto così? A 15 anni mi hanno detto: no, vieni che vai male a scuola. L'inganno. Sono ancora lì. Ci quindi sei cascato. Doveva essere una punizione, invece è stata. Non è male, va bene Fede, ti ringraziamo. Grazie ancora di grazie essere ancora stato qui con noi, ovviamente il salotto della libertà, ragazzi, ci rivedremo molto presto. Assolutamente, sempre noi non ci fermiamo mai, come Fede. Andate a trovare Fede, assolutamente, possiamo certo dirlo che c'è la pasticceria. Via Battindarno 55 per torte, pasticceria. E possiamo non dirlo solo. La pasticceria migliore di Bologna, si può dire? Finché nel ci mondo. Sono io sì, poi se mi giro non so cosa. Noi davvero siamo la radio e i marchetti. Ognuno c'ha qualcosa, qua c'è Zola Centaura, Uma, dovete ragazzi, riconsegnare tutto da... esatto. E quindi niente, è stato un divertimento e un onore essere qui con voi anche oggi, ragazzi. Lo so, ricordiamo... è stato per noi e non per voi, ma adesso facciamo la marchetta per noi stessi. Ricordiamo le pagine social, Instagram, Facebook, e per chi non ci vuole vedere ci può seguire su Spotify ed Apple Podcast. E invece e YouTube. Chi ha il piacere di vedere queste bellissime facce e proprio avere una trasmissione. Ma oggi merita, ragazzi, abbiamo un bel ragazzo, di solito ci siamo noi che siamo due marci. Anche su YouTube, Radio Freeside. Lo slogan lo dici tu, lo dico io. A presto ragazzi da Radio Freeside, la radio della libertà. Libertà, adios. Vai Marco, sigla. Questa è la nuova sigla. Guarda, questa casa, ti dico, alla fine di ogni puntata bisogna continuare a ballare. Siamo un gioco di avventura. Per fare il finale, così che sfumerà nel, no, nel tempo. No.